Anoressia è il nome di un disturbo alimentare e Veggie, Ilaria e Silvia sono i nomi di tre donne che lo hanno superato e hanno deciso di raccontare il loro cammino, ancora in corso e non del tutto pianeggiante. Secondo me l'anoressia è una delle malattie più bastarde che ci sia. La mia storia inizia a 19 anni. Mi sono ammalata quando avevo sui 14-15 anni. Era una perfetta modella, una perfetta indossatrice. Per me cominciò in un modo abbastanza banale in realtà, perché feci una dieta casalinga, senza che nessun medico mi indicasse cosa fare. Nel mio caso questo tarlo si insinuò in America. Dopo un tentativo di violenza. Ecco, in quel momento iniziai, diciamo così, a lottare con il mio corpo. Inizialmente erano solo pensieri che non agivo, dopodiché è incominciata appunto una fase di restrizione alimentare. Così iniziai a tagliare carboidrati, e poi tagliare proteine e mangiare sempre meno. Arrivai a una situazione assurda, mangiavo una mela al giorno, la dividevo un po' a colazione, un po' a pranzo, un po' a cena. La tua priorità in un primo tempo è dimagrire, in un secondo tempo è capire come sopravvivere. La questione per una persona anoressica non è quasi mai quella di riuscire ad arrivare ad avere il corpo di una modella. Il solo e grande problema è legato al controllo in ogni ambito della propria vita. E io questo, prima di iniziare queste interviste, non lo sapevo. Il problema principale è focalizzato sul controllo. Tu non accetti che niente sia in disordine, il caos non è accettabile per una persona anoressica. Infatti cercavo di esercitare un controllo non solo sull'ambito alimentare. L'ambito alimentare, diciamo, in realtà è venuto dopo molte altre cose della mia vita che cercavo di controllare. I vestiti nei miei cassetti erano sempre perfettamente ordinati, sembra un particolare ininfluente, ma non lo è. Tutto il mio universo era un calcolo matematico. Un'altra delle cose che io non sapevo è che durante i primi apici della malattia la sensazione che si prova è di esaltazione e felicità, e per questo è così difficile riconoscerla da subito per tentare di uscirne. Quando ero nel pieno della malattia mi sembrava di stare bene. Ero euforica, ero felice. Perché? Perché avevo questo delirio di onnipotenza. Con tutto che è stata un'esperienza terribile, me la ricordo come una sensazione di completa euforia. E quindi mi sentivo forte, mi sentivo ganza perché avevo tutto sotto il mio ipotetico controllo, se non che poi più vai avanti e più ti accorgi che quello che ti sembrava di controllare è quello che ti controlla spietatamente in realtà. E così presto, molto presto, ci si trasforma e il nugolo di problemi presenta il conto. Il problema è che poi le forze ti lasciano. Ti trasformi al tal punto che né fisicamente, naturalmente, né mentalmente e psicologicamente ti riconoscono e ti riconosci più. Da parte degli amici, nel momento in cui la malattia viene fuori, tanta pazienza e tanto supporto. E magari fanno anche presente la situazione dei tuoi genitori. In questo sono stati fondamentali, perché sia quando io sono stata malata, sia dopo, sono stati estremamente comprensivi. Nell'accettare che il mio carattere cambiasse, che io con loro diventassi violenta verbalmente, fisicamente, intrattabile, antipatica, ingestibile. Perché è difficile stare accanto a una persona che ha un disturbo alimentare. Una persona che ti dice sei dimagrita, prima per te era un complimento, adesso riesci a vedere che quel sei dimagrita è preoccupazione allo stato puro. Silvia e Veggie sono state anoressiche. Ilaria invece dall'anoressia è entrata anche nella bulimia, un evento abbastanza frequente. Ero in Germania e iniziai a sentire questo grande vuoto, questo grande freddo, questo desiderio di colmare la solitudine che si era creata comunque intorno a me, come con il cibo. Ecco che quindi dall'anoressia passai alla bulimia. Passai alle abbuffate compulsive. Io mi ricordo che facevo delle riprese fotografiche, delle riprese video per lavoro, ma avevo sempre il pensiero fisso sul cibo. Pensavo a cosa avrei mangiato finito il lavoro. Il cibo lo compravo e mi ricordo che andavo magari in tante pasticcerie e le cercavo lontane, un isolato dall'altra. Perché? Perché quando compravo questi cabaret di paste avevo sempre idea che chi me le stesse vendendo potesse capire che quelle paste erano tutte per me.
erano tutte come se avessi scritto una B in fronte, che diceva: sono bulimica, sono tutte per me, sono per la mia abbuffata notturna. In casa mia c'erano solo ghiaccioli, io tenevo tanti ghiaccioli in freezer e mi ricordo la mia più cara amica, quando veniva a trovarmi, sapeva della mia malattia, però aveva avuto la sensibilità di non forzarmi. Magari veniva a casa e diceva: dai, prepariamo qualcosa, mangiamo insieme. Apriva e non c'era niente, c'erano solo ghiaccioli, perché io pareva vivessi di ghiaccioli. In realtà vivevo di abbuffate in solitudine la notte, ma di giorno non mangiavo praticamente niente. E così ho scoperto la terza cosa che non sapevo, e cioè che guarire dall'anoressia è possibile, ma uscirne proprio del tutto non è la stessa cosa. Però si può riacquistare una vita felice, chiedendo aiuto alle persone giuste. Nel momento in cui la tua mente comincia a guarire e vedi veramente cosa sei, vedi la bruttezza e la malattia del tuo fisico, vedi negli occhi degli altri come reagisci alle cose, a quel punto ti spaventi più di qualsiasi altro momento, ed è il momento in cui puoi effettivamente crollare. Mi aiutarono quelle persone che capivano realmente cosa stavo vivendo, quelle persone che non mi dicevano: ma dai, basta, smettila, hai tutto dalla vita, perché ti comporti così? Quasi come se l'anoressia e la bulimia fossero veramente malattie di ragazzine viziate. Io non penso assolutamente di essere guarita, sto tuttora seguendo un percorso psicoterapeutico, mi sto tuttora facendo seguire da una dietista. Io credo che nessuna chiacchiera, in effetti, su quanto si stia male, nessuna foto renda l'idea, come il far capire che anche quando ne sei fuori non ne sarai mai totalmente fuori. Però cercare di combattere quotidianamente è l'unica cosa che può allontanare da determinate ossessioni e che può permettere di riacquistare una vita al posto di un'esistenza, perché con un disturbo alimentare non si vive, si sopravvive. In realtà un aiuto grande te lo dà il fatto che nel momento in cui ritorni a vivere, quindi pian piano riesci a fare tutta una serie di cose che ti danno piacere. Riesci ad arrivare alla fine di una serata senza avere mal di testa o la nausea o mancamenti. Riesci a farti una nuotata in mare. Il cibo, pian pianino, senza rendermene conto, torno a essere amico, comunque torno a essere un nutrimento. Un mese fa non potevo fare questa cosa, non potevo cantare una canzone fino alla fine della canzone perché non ne avevo le forze. E c'è qualcosa di più bello di poter riuscire a tornare a cantare una canzone dall'inizio alla fine? O di poter fare l'amore per un'ora di seguito, sbattendosi un po' di qua e un po' di là? Io non lo so se ci sono cose più belle di queste. In ogni caso, pazienza e respiri lunghi, perché per uscire dall'anoressia e tornare a cantare una canzone dall'inizio alla fine ci vuole pazienza. E per fare l'amore per un'ora di seguito accetto consigli.